Buonasera, benvenuti. Questo luogo si chiama Convitto Palmieri e fa parte di un complesso che è stato da poco inaugurato e aperto e ha nuova vita, un'affollata nuova vita che è il Polo Bibliomuseale di Lecce. E per il secondo anno ospitiamo qui una festa che ci piace così definire, perché è l'incontro fra un intellettuale straordinario che è Goffredo Fofi con delle persone che lui ha ritenuto meritevoli di un premio che è il premio dell'Asino, quindi noi li chiamiamo internamente gli Asini. Questo premio esiste da tanti anni, quasi 30, ha cambiato nome a seconda delle riviste, perché anche le riviste è giusto che nascano e muoiano. Ecco, quest'anno il premio è caratterizzato, se vogliamo, da una particolare urgenza, che è quella di una situazione politica e sociale piuttosto disgustosa, anche culturale, non entusiasmante neanche sul piano culturale. Proprio per questo segnalare e premiare quelle cose che sanno resistere a questa corruzione dell'epoca, a questo conformismo dell'epoca, ci sembra una cosa importante. Io comincerei subito con le motivazioni del premio. La prima di queste persone si chiama Alessandra Ballerini, non tutti sanno chi è. Alessandra Ballerini, una giovane donna genovese, si è imposta alla nostra attenzione per l'ostinazione e il coraggio dimostrati nei confronti di due sistemi statali imponenti come quello egiziano e quello italiano, a proposito dell'atroce vicenda di Giulio Retelli e l'avvocato difensore dei suoi ammirevoli genitori. Ma c'è un'altra parte del suo lavoro che consideriamo fondamentale ed è quella di avvocato degli immigrati, di difensore dei loro diritti contro uno Stato e un governo sordi, muti e bugiardi di fronte alle ingiustizie e alle sofferenze subite da chi per fame o per oppressione politica cerca una nuova terra nella nostra terra. Provateci voi, dopo un boato, un fragore di sangue, con ancora il bagliore della lama tra occhi e pelle, il nemico alle spalle o alle porte, mentre la terra trema o la tempesta si abbatte sulla vostra casa. Provateci voi a strappare via dalla distruzione, dalle bombe, dal fuoco, dalla furia del cielo e degli uomini i vostri figli, i documenti, gli averi più preziosi e i beni di prima necessità, in una manciata di secondi, mentre la testa sembra scoppiarti di terrore. E poi provate a scappare, con il fratellino per mano o disperatamente soli, con la sacca sulle spalle, a correre più veloce dei proiettili, degli aguzzini, della paura, del dolore. Prova a stiparti su un camion, che non ci si crede che saresti riuscita a farti così piccola, con le ginocchia in bocca e i gomiti tra le costole, senza più distinguere il tuo corpo da quello degli altri disperati compagni di viaggio. Prova a vederli cadere, senza poterli afferrare o soccorrere. Provate voi a detestare il vostro corpo che cede, si spezza, sbava, si scuote di dolore, fame, febbre. Il vostro corpo così esigente, fragile, disobbediente e sporco. Il vostro corpo ormai decomposto, che pure attira. Qual è il livello di dolore che siete in grado di sopportare? Moltiplicatelo, e mille volte ancora. Vi piace il mare? Provate di notte a distinguerlo dal nero del cielo, provate a sopportarne il rumore dopo 36 ore di traversata, incastrati tra decine di altri corpi, con il gasolio che ustiona la pelle, da bere solo acqua salata. E magari non sai neppure nuotare e urli, preghi, ma il mare grida più forte, così forte che anche sulla terraferma continuerai a sentirlo, pure se ti tappi le orecchie e ti batti le mani sulle tempie, non uscirà più dalla tua testa il mare. Prova a sbarcare, trascinato la divisa in guanti di lattice e mascherine sulla bocca, di nuovo rinchiuso. Ordini urlati, moduli da firmare, paure, disagio, rassegnazione, fino a qualcosa che assomigli finalmente alla libertà, se non alla vita. Prova a non farcela più, a pregare solo di morire. E tentare invece ancora di vivere.
adesso il turno di un gruppo di giovani che lavorano a Roma e che in qualche modo si muovono anche loro in questa direzione. Baobab Experience. Baobab è un gruppo di giovani, in gran parte romani, ma anche studenti provenienti da altre regioni, che ha reagito all'arroganza e alla violenza dei normali poteri esercitati nella capitale, dalla pubblica amministrazione, dalla magistratura, dalla questura, sollecitati da politici privi di ogni scrupolo e di ogni senso di umanità, scegliendo decisamente di collocarsi tra gli attuali perdenti in più quartieri e dimostrando efficacemente la forza della solidarietà di fronte a quella della menzogna e della sopraffazione. E vorrei che Andrea raccontasse anche un po' più concretamente del lavoro di Baobab. Baobab Experience è stata appunto questa esperienza qui, ovvero quella di donne e uomini che vivevano a Roma, alcuni romani, altri no, che si vedono altre donne e altri uomini in una, davanti a una stazione, la stazione Tiburtina, a cominciare dal maggio 2015, che non hanno nessun tipo di assistenza. Li abbiamo aiutati provando a dargli un tetto quando c'è stato consentito, delle tende quando c'è stato consentito, adesso non ci viene consentito più neanche quello, diamo delle coperte la sera e le ritiriamo la mattina perché il decoro di Roma, la città più zozza si può dire di Europa credo adesso, se non del mondo, non permette che ci siano in un angolo delle tende, in un magazzino per tenere i materassi, i materassini, le lenzuola, le coperte, gli zaini di queste persone. L'immigrazione è diventata una questione di decoro urbano, i migranti non sono uomini, non sono donne, non sono bambine, sono un fastidio da cercare di nascondere e quindi anche, come dire, va combattuto chi li aiuta a sopravvivere, a transitare, a provare a dargli appunto dei vestiti puliti. MEDU, Medici Senza Frontiere, Médecins du Monde ci dicono che il 93% dei migranti transitati da Baobab Experience, degli 80.000 migranti, hanno evidenti segni di tortura sul loro corpo. Stiamo imparando tanto da questi coraggiosissimi migranti. I dati di una settimana fa dall'UNHCR ci dicono che un terzo di quelli che sono partiti nel 2019 non ce l'hanno fatta. Di questo dovremmo vergognarci tutti. Per fortuna c'è una società civile che si mobilita e che in qualche maniera prova a far capire a queste donne, a questi uomini che c'è anche un'altra Italia e c'è anche un'altra Europa. Giulia Corsalini ha scritto un romanzo molto bello che si chiama La lettrice di Chekhov. Allora, Giorgia Cocozza e Angel Cavulic leggono alcuni stralci da La lettrice di Chekhov, il romanzo di Giulia Corsalini. Giorgio Distante accompagna alla tromba Elettra. Devo ad Anton Chekhov il mio attuale lavoro all'Istituto di Lingua e Cultura Russa di Kiev, l'anno di insegnamento universitario in Italia e la mia passione per la letteratura. Qualche anno fa, infatti, mossa dall'interesse per i suoi racconti, ho svolto uno studio che mi è valso una pubblicazione di discreto valore scientifico. Quando scrissi quel saggio, mi trovavo in Italia, a Macerata, una piccola cittadina universitaria, collinare e luminosa, dove ho vissuto un anno molto difficile per me e per mia figlia. Avevo lavato i piatti lentamente, pensando a lei, mentre fuori si faceva buio e la strada tornava a rianimarsi per il dopo cena.
Si udivano motorini e biciclette e le grida dei bambini che giocavano in un piccolo parco dietro il nostro palazzo. Anche Katia da bambina in estate usciva di sera. Erano momenti di quiete. Mio marito mi aiutava a risistemare, asciugava le stoviglie. Parlavamo. Si affacciava alla finestra. Si fermava a guardarla. Allora, anch'io mi affacciavo, accanto a lui. Quella sera, quando stavo per coricarmi, lei era venuta da me. Si era svestita, portava la giacca di un pigiama di suo padre, troppo grande, sotto gli slip. Aveva i capelli sciolti sulle spalle, morbidi, ondulati. Continuava a indossare i pigiami di suo padre come una forma di protesta e di devozione. E poi aveva allungato le braccia sul mio collo. Aveva piegato la testa sulla mia spalla, dicendo: mamma. Io avevo accolto la sua testa, i suoi capelli, il suo peso su di me, ma senza aderirmi. Accanto al suo, il mio corpo aveva qualcosa di inadeguato, di troppo giovane, di troppo minuto, non materno. La mia partenza aveva già modificato le sue abitudini. La mia vera casa era ormai il palazzo dell'università. Lì avevo un tavolo in una piccola stanza di passaggio, tra la portineria e un ufficio vuoto. All'inizio fu difficile. C'erano ore in cui le strade erano desolate. Pranzavo sola, seduta sulla panchina di un piccolo slargo di fronte all'università. Nina, mi dicevo, hai una casa, degli affetti, che ci fai qui? Allora, Giulia Corsellini, marchigiana, è tra le più stimate studiose dell'opera di Giacomo Leopardi. Ha esordito nel romanzo con La lettrice di Chekhov, edizioni Nottetempo, dandoci uno dei migliori esempi di narrazione del nostro tempo, pienamente romanzesca ma sensibile e profonda nel racconto di una condizione, quella delle badanti che vengono dall'est, e di una società, la Macerata, della piccola borghesia dei nostri anni e dell'ambiente ceto accademico. Questo lavoro ha già ottenuto molti riconoscimenti, ma siamo orgogliosi di essere stati tra i primi a segnalarlo. Giulia, non so se vuoi dire qualcosa, magari recitare una poesia di Leopardi, chi lo sa. In realtà posso dire anche molto poco, perché è stato già letto anche il romanzo, quindi lo spazio per me è abbastanza, però innanzitutto dico che sono molto contenta di ricevere questo premio e sono molto molto grata a Goffredo Fofi e agli organizzatori di questa serata e di questo premio. Sono stupita in realtà di essere qui e che un lavoro in realtà portato avanti per tanti anni in solitudine, una specie di corpo a corpo con la parola scritta che non condividevo con nessuno, adesso mi abbia fatto trovare qui e si è anche riconosciuto come una forma di resistenza ai compromessi e al conformismo. Un'altra premiata e un'altra scrittrice, Claudia Durastanti, che non è venuta, che io sappia, non c'è, no. È una giovane scrittrice lucana nata a Brooklyn, che dopo Prove nel romanzo ci ha dato con La straniera un raro esempio di autofiction necessaria. Ha saputo infatti coniugare il racconto della propria vicenda umana e culturale con un'autoanalisi esemplare, perché si possa trovare quel molto di storia collettiva che appartiene alla sua generazione in questi ultimi due decenni. Posso usare una telecamera? No. Meglio il cellulare? Sì. Io mi chiamo Alessandro Antonelli, tengo 16 anni.
Hai letto il cartello che era per i ragazzi di 16 anni? Come? Non l'hai letto? Quanti anni hai? Ne hanno 23. E perché stai facendo sto provento? Che stai a casa senza fare niente. Un 2-3 anni fa mi trovavo chiusi. Ho provato a Jenny, che è la verità. No, che vuole fare l'inchiesta come facile da televisione. Proseguono le indagini sulla morte di Davide Bifolco, il 17enne ucciso da un carabiniere a Napoli nel rione. Questo è un processo che fa la formica contro l'elefante. Noi siamo la formica e lo stato è l'elefante. L'hanno sparato e è morto. Bobby? Bobby? Ma tu devi fare dire? Ti piace fino a 3 anni a te. E perché ti piace? Perché sono nato qua. La stanza di un boss. E tu fossi un boss? Ehi. Ma secondo te, a Fusilli, un quartiere di ricco, potessimo mai venire ad abitare qua? Ma ovvio, è impossibile. E voglio che ti continuiamo a essere un compagno per sempre. Con un David Chan. Bene, Selfie è un film, secondo me, straordinario. Per il modo in cui è girato, è fatto dei selfie per l'appunto, affidato a dei due ragazzi napoletani di cui adesso Agostino ci racconterà. Però una breve presentazione di chi è Agostino. Agostino Ferrente, romano nato a Cerignola, uno di voi, è una di queste parti. Ha realizzato con un minimo di mezzi tecnici e di costi alcuni straordinari documentari sui bambini e gli adolescenti napoletani, dopo gli esordi di Intervista a mia madre e l'orchestra di Piazza Vittorio. Con Le cose belle, con Selfie, non esitiamo a dire che il suo va considerato tra i nomi centrali nella rinascita del nostro cinema. Egli ha portato nell'inchiesta partecipata una piena riflessione d'autore e una originalità di linguaggio che parte dal coinvolgimento e dal rispetto assoluto dei suoi attori, della loro cultura e delle loro aspirazioni. Agostino, raccontaci un po' di questo film. Intanto grazie. Non so, è un film trasgressivo probabilmente, ma non per la tecnica usata, perché penso che tecnica sia strumentale a quello che vuoi raccontare, non è che di per sé è giusto o sbagliata, forse perché ero affascinato e ho provato a raccontare due ragazzi che non sono né vittime della camorra né camorristi, sono ragazzi che cercano di vivere una vita normale. È trasgressivo perché commercialmente sappiamo quanto sia ricercata la spettacolarizzazione della violenza, e non ho nulla contro la violenza nell'arte, anzi, se può servire ad avere un valore, come dire, catartico, penso che insomma se togliessimo la violenza perderemmo tanti capolavori del teatro, della letteratura, del cinema. Però non è nelle mie corde, e soprattutto quando si fa un documentario i protagonisti sono persone prima che personaggi. E quindi questa è una distinzione che può sembrare banale, ma che spesso sfugge anche ai critici, nel senso che giudicano senza rendersi conto che gli attori che interpretano se stessi si mettono a nudo, non solo metaforicamente, si aprono, si fidano. E noi stiamo qua in una situazione che veramente mi onora, e noi documentaristi abbiamo fatto un voto di povertà, ma abbiamo la ricchezza di essere invitati in giro per il mondo a presentare il film, a incontrare persone. E io avverto sempre un po' di disagio, perché appunto sto insieme agli altri che si festeggia, però le persone raccontate rimangono dove l'abbiamo lasciato. E questa è una cosa che mi crea impotenza. Per carità, non è il compito del regista quello di riparare la realtà, però un po' sì, facendola conoscere. Il premio va a Napoli Monitor, che è una rivista che si fa a Napoli, una rivista gruppo di giovani napoletani, la cui origine affonda nell'esperienza del DAM. Il DAM è stato un centro sociale, un centro giovanile degli anni 80, mi pare, 90, nel quartiere di Montesanto. DAM voleva dire Diego Armando Maradona Montesanto, quindi
siamo già in ambiente che più napoletano, più napoletano non si può. Su spinta di Luca Rossomando, che di quel centro era stato uno dei protagonisti, Napoli Monitor è una rivista periodica, una piccola casa editrice che si occupa con puntualità ed energia di una città diffusa, piena di grandi contraddizioni, anche storiche, e di grandi brutture, ma che non ha mai perduto la sua vitalità nel bene e nel male, da grande metropoli meridionale mediterranea. Dall'esperienza di Napoli Monitor è nato di recente un secondo strumento di inchiesta e di riflessione intitolato Lo Stato delle Città. Il fatto che ci siano dei gruppi di ragazzi che si mettono insieme, inventano riviste, gruppi, iniziative, battaglie anche, perché è anche una forma di intervenire nella società napoletana, mi sembra estremamente importante. E, come dire, c'è una forte presenza meridionale quest'anno. Questa cosa forse significa che c'è una vitalità maggiore nel sud che non al nord, contraddizioni forse più grandi, però anche tensioni più positive, più attive, più di intervento reale. Roberto, detto ciò, vabbè, io ringrazio Goffredo, Nicola e tutti gli altri. Il nostro gruppo si è, dopo l'esperienza del DAM, sotto la spinta di Luca Rossomando, che era uno degli animatori di quella realtà, insieme anche a Pietro Marcello, Maurizio Bravucci e tanti altri, e siamo messi insieme con l'intenzione di raccontare la città, soprattutto per un'insoddisfazione di lettori, in quanto una regione così popolosa come la nostra non ci sono riviste, non ci sono settimanali o mensili che provano a raccontare quello che succede sia in città, ma in realtà adesso Napoli comunque va vista un po' come un'area metropolitana che possiamo dire va da Caserta a Salerno, è diventata una conurbazione talmente grande che non si capisce più le divisioni tra i vari luoghi. E ovviamente nessuno di noi fa questo, diciamo, come primo mestiere, tant'è che piuttosto noi utilizziamo questa rivista per provare a ragionare su quanto andiamo facendo quotidianamente nei posti e nei luoghi della città, chi lavora come educatore, chi nelle scuole calcio popolari, chi come artista o come giornalista, però critico all'interno degli stessi giornali, e ci proponiamo agli altri piuttosto come uno, diciamo, un luogo dove poter ragionare sul proprio fare. Allora, adesso ci sono due premiati non presenti, che non hanno potuto venire. Uno è, continuiamo con la letteratura, perché è importante, continuiamo anche con una letteratura molto radicata nel presente, nella società italiana di oggi. Francesco Pecoraro ha alle spalle esperienze di vite professionali forti e degne di essere conosciute. Si è raccontato in un esordio tra i più maturi della nostra letteratura recente, La vita in tempo di pace. E ora con Lo Stradone, edito anche questo da Ponte alle Grazie, ha dimostrato la capacità di saper coniugare il racconto della propria quotidianità con l'osservazione delle mutazioni culturali e sociali più profonde di questa brutta stagione della nostra storia. Nello Stradone, un quartiere ben noto di Roma, quello di Valle Aurelia, e muovendosi tra il passato e il presente del quartiere, assistiamo, guidati dall'autore, con sorprendente capacità di vedere la superficie ma di comprendere cosa c'è sotto e come ci si è arrivati, assistiamo a un formidabile resoconto su chi siamo e come lo siamo diventati. E il nostro Nicola abita in quel vicino e Lo Stradone gli appartiene, per questo in qualche modo spiega tu qualcosa sul libro. Sì, è uno degli scrittori più interessanti e che vale la pena di leggere, perché ci parla dell'oggi confrontandolo con lo ieri. In questo romanzo si parla di Lenin, si parla di una zona di Roma che casualmente è il mio quartiere. Andò a visitare quel quartiere.
se il pare che... di pochi quartieri dove c'era una presenza operaia, perché c'erano le fornaci, era il quartiere dove si facevano i mattoni per costruire le case della città nel momento della sua espansione. Lenin in visita in Italia andò a visitare questo quartiere, cosa che per il quartiere evidentemente è un avvenimento mitico. Io non sono originario di quel quartiere, ma sono molto interessato alla storia che si tramandano, perché è un quartiere dove il PC è stato molto forte e questa storia si racconta, anche se pare sia una leggenda, ma lui dice ci crede. Però questa cosa gli serve per fare un confronto tra un secolo fa, il rapporto tra gli intellettuali e gli sfruttati e gli intellettuali oggi. E lui con questa scusa, a partire da Roma, racconta un ristagno, un'apocalisse che è il nostro presente. Isaia Sales non è soltanto uno studioso delle organizzazioni criminali che agiscono in Italia, nei loro stretti legami con le banche riciclatrici, con il capitalismo nazionale e internazionale. Ha scritto saggi e inchieste sull'argomento, dall'Atlante delle mafie in collaborazione con Ciconte Forrone, alla storia dell'Italia mafiosa, dalla storia dei rapporti tra mafia e Chiesa Cattolica, alla storia dell'Italia corrotta, che è il suo ultimo libro scritto in collaborazione con Simone Meloni. Frutto tutti questi libri di investigazioni puntuali e di interpretazioni molto attendibili. Venuto dalla storia del Partito Comunista, è arrivato alla sua crisi senza rinnegare niente, ma cercando e trovando i modi di continuare una lotta in un'Italia avvilita da poteri ottusi e retrogradi e dalla stessa mutazione del nostro popolo. Rifugge dal moralismo e dai luoghi comuni nella speranza di una reazione che da pochi diventi di tanti. Isaia, come la vedi tu oggi la situazione del Sud? Perché qui siamo a Sud e ci interessa sapere da uno studioso come te, che analizza i dati, che gira per il territorio, capire che tipo di speranze o di non speranze vedi di fronte a noi. Innanzitutto grazie per questa opportunità. All'inizio ci avete invitato a non montarci la testa, ma essere premiati da Goffredo Fofi non è una cosa di poco conto, quindi non me la monterò, però sono molto orgoglioso di questo premio. La situazione del Sud, come in tutta la storia recente, è una situazione di grandi contrasti. La situazione materiale non è delle migliori, la situazione sociale e culturale è tra le più interessanti. È in questo periodo che il Sud sta producendo in campo letterario, in campo artistico, in campo cinematografico, e al tempo stesso produce mafie e le esporta. Siamo di fronte ad una situazione politica in cui il Sud ha dato dei voti per la prima volta, non ne sono felice, diciamo, dei partiti a cui il Sud ha dato i voti, ma per la prima volta l'ha fatto in maniera libera, cioè senza condizionamenti di clientele o di altro. Insomma, l'impressione è che un vecchio mondo, un vecchio modo di essere nel Sud è finito, ma si ha difficoltà a ricostruire su basi nuove. E insomma, ci sono delle realtà che fino a qualche tempo fa sembravano incredibili, impossibili. Cioè, io vivo in una piccola comunità e vedo davanti a me cambiare il modo di pensare, la cosiddetta mentalità. Io sono tra quelli che ritengo alcune arsi del Sud totalmente superficiali, totalmente inventate. SOS Rosarno, SOS Rosarno, è un'iniziativa legata decisamente alla terra, nata dopo la rivolta di Rosarno del 2010, dall'iniziativa di un gruppo di giovani di origine contadina e non nella piana di Gioia Tauro, coltiva prodotti ecologicamente puliti e li vende secondo l'antica legge della giusta mercede, ricorrendo quando necessario a manodopera esterna immigrata, ma rifiutando tutte le odiose modalità del caporalato.
L'esempio di SOS Rosarno è stato seguito per fortuna da altri nel ritorno intelligente alla terra, nell'auto-organizzazione, nella condivisione e solidarietà con coloro che li aiutano nel lavoro quotidiano. Si vorrebbe che nascessero e crescessero centinaia di iniziative simili dovunque in Italia e non solo nel campo della terra, della natura, della coltivazione. Bene, vedetevi la voce. Raccontateci. A proposito di narcisismo, noi questo, diciamo, pericolo non lo corriamo, perché fin quando non ci siamo trovati qua su questo palco abbiamo pensato che forse vi eravate sbagliati, insomma. Ma è sicuro che ci vogliono premiare a noi, insomma. E questa cosa qua non la dico per diciamo, falsa modestia o perché adesso voglio, come dire, fare un po' di retorica, anche se c'è anche una retorica buona, insomma. È che quando arriva la rivista Gli Asini, no, Goffredo Fofi, non è che l'abbiamo inventato noi, insomma, no? Esisteva, insomma, Goffredo Fofi, no? E poi noi abbiamo avuto anche la fortuna e il piacere di conoscere la rivista attraverso le parole di Luigi Monti, di Mimmo Perrotta, di Savino, insomma. E quindi veramente ci tremano un po' le gambe, insomma, per questa cosa qua. Ma non solo, anche per un altro motivo. E questa è una cosa che noi vogliamo sempre mettere in chiaro da subito quando ci troviamo a parlare di questa buona pratica, insomma, no? Noi abbiamo inventato l'acqua calda, cioè... E poi mi viene anche una, come dire, considerazione che è un po' più triste, insomma, no? E la spiego. E SOS Rosarno è un'esperienza che è, come dire, molto conosciuta e viene percepita anche come un'esperienza rivoluzionaria. È veramente triste che una cosa che dovrebbe essere assolutamente normale diventi rivoluzionaria. E perché diventa rivoluzionaria? Diventa rivoluzionaria perché il contesto nel quale opera questa esperienza è agghiacciante. E niente, noi, come Giuseppe ha detto più o meno tutto in un modo molto breve di essere stato quando siamo nati, noi non abbiamo fatto altro che mettere insieme, dare il valore più che mettere insieme a due cose. Da una parte i prodotti della terra, sottopagati, sfruttati e quindi di conseguenza il reddito giusto al contadino, e dall'altra parte la paga giusto al lavoratore. E abbiamo iniziato con l'arancia, perché il nostro progetto è partito con l'arancia, poi sono venuti fuori tutti gli altri prodotti e lì, dopo tutta una storia con la Stagna di Roma, insomma, ci siamo rivolti al mondo dei gas, il progetto è stato molto accolto. E siamo riusciti così, nel nostro piccolo, a dare il valore giusto a queste due cose. Insieme a questo abbiamo fatto un'altra, forse specie in questo periodo, la cosa più importante. Abbiamo messo uomini bianchi e uomini neri insieme a lavorare, a collaborare, a costruire cooperative, a vivere e produrre insieme con estrema tranquillità. Questa è la cosa più bella. Il primo in ordine alfabetico delle persone che premiamo è Massimo Popolizio, che non è potuto venire, abbiamo un suo video, però prima vi spiegherei chi è Massimo Popolizio. È stato fino a tempi recenti principalmente un attore teatrale, tra i migliori collaboratori del rimpianto Luca Ronconi e da ultimo nella sua ambiziosa e purtroppo ultima regia I Lehman di Stefano Massini.
Sono molto numerose le interpretazioni di Popolizio anche nel cinema, nella radio, nella televisione, e salda è la sua capacità di scegliere i ruoli giusti nelle imprese più perigliose. Grande è anche la sua capacità di regista, appresa sul campo e verificata di recente con la messa in scena di un classico difficile come Un nemico del popolo di Henrik Ibsen, uno dei migliori spettacoli di questa stagione. Ricco delle sue tante esperienze, Popolizio vi ha saputo congiungere le qualità dell'attore e quelle del regista, muovendosi tra le più avanzate esperienze teatrali degli ultimi decenni e il rispetto verso un capolavoro del passato, e muovendosi anche con molta perizia tra teatro e cinema. Nicola Savarese, salentino ad honorem, ha viaggiato per tutta la vita nel mondo del teatro, il largo, cioè dall'Oriente Occidente, il lungo, cioè nella profondità della sua storia, sempre però interrogandosi sui suoi modi. Un viaggio che ha motivato e alimentato i libri che ha scritto, spesso in forma di atlanti e di cataloghi, testimoniando una avidità e capacità enciclopedica che non ha uguali. Nicola Savarese è un cacciatore e raccoglitore di dati e di fatti, di resti e gesti di tutti i teatri del mondo, e che infine ne documentano la cultura materiale. Alla materialità e alla organicità del corpo e mente dell'attore si intitola anche il libro Atlante e catalogo che Savarese ha scritto insieme a Eugenio Barba, I cinque continenti del teatro, che è il frutto più recente e forse il più prezioso del suo sapere e della sua arte. Io credo che il Salento debba essere molto orgoglioso di Nicola Savarese, che non è, credo, salentino di origine, e che è, non solo si è insediato qua e da qua ha scritto alcune delle opere fondamentali sul teatro, non solo contemporaneo, ma direi di tutti i tempi. Il suo Cinque continenti del teatro è veramente un monumento, è un libro fondamentale per chi vuole capire qualcosa del rapporto tra teatro e storia, teatro e società, teatro e teatro di qua col teatro di là, col teatro degli altri posti del mondo, delle altre tradizioni di spettacolo del mondo. Nicola, non lo so. Io ho due o tre cervelli che funzionano distintamente, uno segue una cosa, uno segue l'altra, e stasera non è capitato altrimenti, e vedevo quell'altarino con la rivista Gli Asini e il vento che la sfogliava, come vi ricordate il libro posato sulla bara di Giovanni Paolo II. A un certo punto si alza il vento e sfoglia i libri. E questo sfogliare i libri io ritengo un'attività fondamentale da quando avevo l'età della ragione, anche da prima, perché i libri li disegnavo, e con un altro dei miei cervelli univo le immagini al testo, così quando mi regalavano un libro senza immagini lo mettevo da parte perché non mi interessava. Questo amore per le figurine, i miei amici lo sanno, è continuato nel tempo e si è avverato anche con i libri maggiori che ho fatto, e mi ha dato una dimensione particolare, non posso
che ringraziare Goffredo Fofi per le parole che mi ha detto, ma ripeto, se non avessi l'immagine sarei un barone dimezzato. Salvatore Tremacere, che pregherei di salire sul palco, che anche tra l'altro è il nostro ospite, però giuro, non lo premiamo per conoscenza, lo premiamo per molti motivi congiunti, per una attraversata di motivi anche molto vari, diversi. Uno di questi, non l'ultimo, è che vogliamo ricordare il nostro collaboratore Alessandro Leogrande, la cui mancanza avvertiamo ogni giorno. Egli ha scritto, traendolo dalla sua inchiesta Il naufragio, edito da Feltrinelli, il testo per l'opera lirica del musicista albanese Admir Kurtaj. L'ho detto bene, benissimo. Messa in scena da Salvatore Tremacere con la piena collaborazione del gruppo teatrale Coreia. L'ultimo dei nostri premi per il 2019 riguarda dunque un'impresa collettiva, e questo secondo noi è molto importante, che ha all'origine il testo di un nostro insostituibile amico. Il Venerdì Santo del 1997, il battello Kateri Rades, in fuga da un'Albania sconvolta dalla caduta del regime, venne speronato nel canale di Otranto da una motovedetta della Marina italiana. Nella sciagura persero la vita 81 delle 120 persone a bordo, tra cui donne e bambini. Questa data e questa vicenda resteranno nella memoria collettiva albanese e italiana anche grazie al lavoro di Alessandro, di Admir, di Salvatore e di tutti i loro collaboratori. Come dire, c'è un elemento di commozione in questo che riguarda l'assente, riguarda Alessandro, però c'è anche un elemento di... di soddisfazione nel fatto che si sia riuscito a realizzare veramente un'opera che è un'opera di tanti. In fondo l'ideale dell'arte dovrebbe essere anche questo, non il solipsismo, non la solitudine dell'artista, ma anche un'arte che sa coinvolgere tanti. Sì, sì, sì. No, ma diciamo che intanto vorrei anche chiamare in causa anche tutti i musicisti, cantanti, gruppi che fanno delle cose molto 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 difficili e complesse in quest'opera, e appunto la condivisione anche molto con la loro bravura, nonché diciamo di noi che abbiamo siamo più in cabina di regia, diciamo così. Voglio solo dire questo, l'opera vuole raccontare un po' più da dentro anziché da fuori. Noi non abbiamo quella capacità, diciamo, conoscitiva per trattare l'immigrazione, però abbiamo questo contenuto emotivo che a partire da dietro, che vogliamo raccontare un po' quello che si prova, quello che si... In fondo ognuno chi scrive racconta se stesso, poi a prescindere da qual è la storia, racconta sempre se stesso, e un po' quella è anche la mia storia. Io sono anche un emigrato degli anni 91. Molte delle cose di cui ho parlato erano cose che mi appartenevano e che ho condiviso con loro. Però ecco, questo voglio dire, che abbiamo cercato di raccontare emotivamente una storia di cui se ne parla tanto, purtroppo, e che ogni giorno che passa ancora sempre più, se ne parla sempre di più. Essere diversamente, però è dedicato anche a tutte le persone che hanno collaborato a fare questo progetto, perché come dici tu è stata un'impresa molto complessa, perché andavamo a fare un lavoro che nessuno di noi aveva mai fatto, fare un'opera, poi presentarla a Venezia, la Biennale era abbastanza impegnativa e lavorare con tanta gente era abbastanza complicato. E l'altra dedica che mi piacerebbe fare, e non è per piaggeria o perché siamo ospiti qui a casa sua,
e a Luigi De Luca, al dottor De Luca, all'amico Gigi ovviamente, perché sicuramente è stata la persona che mi ha fatto conoscere Alessandro in realtà, perché io non lo conoscevo prima, io ho avuto la fortuna di conoscerlo negli ultimi anni. Quindi è stato per me una grande soddisfazione condividere con lui molto spesso riflessioni, pensieri, difficoltà, capire che cosa potevamo fare insieme. Abbiamo anche altri progetti che ovviamente, anzi probabilmente riusciamo anche a portare avanti anche in nome suo. La difficoltà di fare questo lavoro era perché Alessandro, come dice Admir, era molto dubbioso sullo scrivere questo libretto, aveva molti problemi a capire come poteva comporre un libretto e poi metterlo in musica e poi poterlo portare in scena. Ma da Tarantino non era lui, perché il suo punto di osservazione era questo: lui era un ragazzo del sud che guardava tutte le cose dal suo osservatore, che era Taranto, ed è veramente questo, penso, la sua grande forza, è stata la sua grande forza, guardare il mondo da un piccolo posto. E forse questa frase di De Martino, che io ho conosciuto da Goffredo 30 anni fa, la prima volta che ho incontrato, mi parlava di De Martino e parlava del villaggio ovviamente che hai nella memoria, solo così puoi essere un cosmopolita, no? E credo che Alessandro rappresentasse proprio questo, penso che veramente la rappresentazione di questo, come guardare il mondo da un piccolo posto, come poter vedere veramente con grande, forse anche la giusta distanza per poter vedere bene. Credo che i miei compagni, soprattutto Correia, sia stata una grande, credo che ci crediamo ancora tantissimo in tutto questo, contiamo nel nostro piccolo, continuiamo a pensare che non ci montiamo la testa, facciamo quello che abbiamo sempre fatto. Grazie.